Oh merda! Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo episodio su Dino Crisis 2. Allora, l'ultima volta il mio amico mi ha segnalato, mi ha chiesto: ma la smetti di dire ogni volta che stai per finire quando non è vero? Ragazzi, sapete perché io dico ogni volta durerà poco, eccetera? Perché io questo gioco lo finivo in un paio d'ore prima di uscire il pomeriggio, quindi nella mia mente è un gioco che si fa velocemente al volo. Però effettivamente, dopo tanto tempo che non ci gioco e giocandolo un attimo, cercando le cose, uccidendo i dinosauri, ci vuole ovviamente un po' più tempo. Quindi ci ritroviamo qui dopo l'ultimo episodio, intanto lo saluto anche, ciao Costi. Dopo l'ultimo episodio, dove ci siamo immersi qui sott'acqua, siamo arrivati fino al primo punto di salvataggio e adesso abbiamo queste due porte, di cui la prima dice: area momentaneamente chiusa per il controllo preventivo del generatore di terza energia. Quindi quasi sicuramente dobbiamo andare dall'altra parte. E andiamoci. E infatti è qui. Ok, allora qualcosa sparo perché tanto colpi infiniti. Ammazziamo questo bestione. Oh, altri bestioni, vai. Schiatta come si deve. Vediamo un po' se esce qualcosa. Da dietro di noi? No. Niente, dietro invece. Ok. Saltiamo l'ostacolo. Spariamo al volo come dei ninja a questo tizio. 180, che numero. Ci giriamo un po'. Bam. Perfetto. Open. Allora, vediamo un po' che cosa ci aspetta qui. Io inizio a sparare sulla fiducia perché qualcosa c'è. Non arrivo fin là sopra. Vediamo un po' che cos'è questo pannello. Oh, no, no. Mamma mia, a un passo dall'attacco. Un sistema di controllo per la circolazione dell'acqua vicino al generatore di terza energia. Sembra funzioni tutto normalmente. Ok. Quindi funziona. Andiamo. Non oggi, amico, non oggi. Mamma mia, ci vogliono un sacco di colpi. Veramente un sacco. Andiamo di qua. Ah, un'altra porta. Un'altra porta dentro la quale sicuramente ci sarà qualcosa di utile al compimento della nostra missione. Missione. Andiamo di qua, vediamo. Cosa c'è? Un bel niente. Strano che ancora esce qualche vermone. Pare non esserci. Pare non esserci. Qui che cosa c'è? Vediamo. Un dinofile? No, un'altra strada. Proviamo ad andare a vedere cosa c'è. Ok, rumori abbastanza inquietanti. Si va più veloce così? Direi di no. Oh, vermone. Mi prendo anche il Medipack. Sei troppo carico. Dato che sono troppo. Ah, però la salute è al massimo, quindi vabbè, non ci serve niente. Altri rumori inquietanti, però non ho perlustrato bene. C'è anche di qua, anche se è solo un quadrato, e ho capito che è solo un quadrato. Boom! Che ha fatto? Sta ricaricando. Distordisco. Ok, quindi qua praticamente non c'è un beneamato nulla. Quel medipack là sopra, vediamo se si può saltare. Oh! Mamma mia. Ok. Fatti fuori, mi pare. Qui sopra non ci riesco a salire. Vediamo da dove ci si va. Vediamo da dove ci si va. Per il momento. Ah, forse qui c'è una scala. No, vabbè, ma tanto per un cazzo di medipack, chi se ne frega. No, ah, vedi, quando riatterra non continua a sparare. Ok, ecco perché non ha smesso. Anche adesso l'ha fatto. Però si può usare di nuovo lo storditore, tipo.
Eccoci giunti in una nuova room. C'è un PC. Usiamolo. A questo punto mi compro anche questo, dai. Anche se si usa solo sott'acqua, chi se ne frega, tanto che ci dobbiamo fare, se no. Con i cash. E chiudiamo. E usiamo l'ascensorino. Vai. Vuoi usare l'ascensore? Sì. E andiamo per di qua. Rumori angoscianti. Vediamo se non c'è nessuno. È chiusa dall'acquedotto, puoi sentire la lontananza, il rumore del generatore in funzione. Bene. Che mi fa pensare che non dobbiamo andare qui. Puoi usare l'ascensore? Sì. Andiamo tutto indietro. Allora, qua dobbiamo salire. Oh, no. E usalo sto maledetto storditore, cazzo. Allora, forse si sale da qua. C'è stato un leggero rialzo, quindi op. Perfetto. Forse allora è qui che dovevo andare. Saltiamo. Ancora ci attacca nessuna creatura. Butta bene. No, eccola qui. Speriamo qui non ci sia soltanto quell'inutile medipack, ma una ben più lunga strada. Speriamo. Sei troppo carico, però lo uso un medipack piccolo, dai. Vuoi prendere il medipack piccolo? Sì, così abbiamo rifatto anche un po' di energy. Spara! Ok, giusto in tempo. Allora, di là non dovrebbe esserci nulla, ci siamo arrivati, quindi andiamo di qua. No, non me lo dire, non me lo dire! No, non cadere. Non ci posso credere. Salta su. No. No, mi si stanno pure a mangiare. Mi ha fatto pure cadere. Devo rifare tutto. Vaffanculo. Fuck. E se io invece facessi tipo così? No, epic fail! Pare non mi stia attaccando nessuno. Forse si ricorda che prima li ho già uccisi più e più volte. Mi attaccherà ora. Salta, cazzo, mi stavo a dimenticare che c'era il buco. Una selezione della colonna è danneggiata. Utilizzando un'arma con una buona potenza di fuoco potresti riuscire ad abbatterla. Meno male che alla fine ho comprato quella che all'inizio ritenevo essere un'arma di merda. Vediamo un po'. Arma. Quindi boh, ci sparo un colpo di qua bello potente. Boom. Vabbè, me lo tengo sto coso. Dovrebbe spataflesciare anche quei tizi in un attimo, quei mostri in un attimo. Allora, giù un po' qui, giù un po' di là. C'è un computer, vediamo. Manca però la tastiera, forse è stata distrutta in uno dei dinosauri acquatici, ok. Andiamo al passaggio. Questo super armozzo. Qui abbiamo un interruttore. Vediamo cos'è. Un terminale per fornire corrente al piccolo ascensore utilizzato in fase di costruzione. Vuoi ridare corrente all'ascensore? Sì. Va bene. Diamo corrente all'ascensore. Ok. Diamo corrente. Adesso andrei avanti, no? È inutile tornare indietro. Anche se magari qualcosa si è sbloccato indietro. Che cazzo succede? Dobbiamo saltare questo di qua. Ah, ok, siamo sopra dove eravamo all'inizio.
computer registra praticamente i dati di temperatura presente e impurità nell'acqua, non ce ne frega meno di niente. Scendiamo. No! Ok, meno male, uno spin. Mamma mia, sto per cadere, cioè devo rifare il giro del mondo. Hai preso presa, perfetto. E un po', lavori di riparazione, ma non ce ne frega niente. C'è il muschio. Oh, shit! Andiamo di qua. Mamma mia. Questo è po- Ah, questo è il super ragione, ne basta uno, perfetto. Rallentatissimi i movimenti, è tutto rallentato, tostissimo. Andiamo per di qua. Musica inquietante. Spariamo un razzo precauzionale, non c'è niente a cui sparare, quindi. Torniamo indietro. Per di qua. Esce fuori? Non esce fuori, va bene. Controllo circolazione. Prendi il computer dove abbiamo messo il file. Adesso che c'ero tornato non li ho guardati. Magari è qua. Cioè, boh, per forza. Una schermata così bella per niente non mi ce la puoi mettere. Sistema di controllo per attivare le chiuse dell'acquedotto che danno accesso al generatore di terza energia. Le vuoi utilizzare? Sì. Utilizzare il sistema, bisogna della spina di controllo e il sistema di chiuse. Ah, questo non l'avevamo neanche. Ah, vabbè, sì, ok. Ah, tutto da capo ogni volta che ci. Sì. Ok, va bene. Adesso te lo do il fottuto interruttore, ce l'ho qui. Oggetti chiave, presa, usa. Messa la presa, vuoi utilizzare? Sì. Ah, quindi adesso dobbiamo tornare fin lì che si è aperto. Ok, ho perso un po' di tempo inutilmente. Perfetto. Quindi, acquedotto e il sistema di raffreddamento. Le chiuse sono aperte, le chiuse sono aperte, vabbè. Se sono chiuse, non possono essere anche aperte. Però vabbè. Andiamo di qua. Giumpiamo come se non ci fosse un domani, sperando di non essere disturbati da alcunché. Mi catafiondo a 300 all'ora. Taglio anche le curve alla Mario Kart. Faccio la traiettoria. Prendo largo. Salto perfetto, ragazzi, con atterraggio sopra. Mamma mia. Qui invece gli stronzetti coccodrilli ci sono e come. Quindi io vado con la massima convinzione come sempre, perché lui è in alto. Let's go. Non ancora ci si presenta niente. Quindi andiamo di qua. Zero aggressioni. Zero serpenti e coccodrilli giganti qui. Proseguiamo. E bam! Un altro, no, non l'ho visto. Vabbè, muori anche tu. E andiamo di qua. Potevo prendere quel medikit, sì, perché ho usato prima quello grande, ma vabbè. Ce la farò anche senza medikit. Andiamo di qua. Saliamo, dai, ci siamo quasi arrivati. Già l'ascensore, sì. Però a questo punto potevo riprendere qualche munizione di sto aggeggio. Ho solo 13, cioè no, è potentissimo, quindi adesso le vado un attimo a riprendere. Perfetto. Ora sì che possiamo andare. Si va verso le chiuse aperte, che sono proprio qui. Vai, sono 40 volte che arrivo qua inutilmente. Finalmente ha un senso. Oh, e qui che cosa c'è? Un morto. Non butta bene. Hai preso chiave di Edward City. Oh, Edward City, ragazzi, siamo venuti fin qui per prendere questo. Tubero di ossigeno dietro la muta è stato strappato a morsi. Ottimo. Bella morte. Stai tranquilla, vediamo qui che cosa c'è. Hai trovato un dino file. Oh, un dino file. Perfetto. Qui che succede? Un altro ascensore. Devo prendere l'ascensore? Sì.
Quindi andiamo per di qua. Forse è un'uscita facilitata. Chissà. Reattore. Scena, attenzione. Ok, allora, ci sta questo coso gigante qui, che ci dà la caccia. Ok, non so se... non li posso sparare. Quindi è solo una situazione di fuga, mezza me la ricordo. Quindi andiamo di qua. Oh cazzo, che male. Rialzati, rialzati. Allora, vediamo un po'. Ci prendiamo questo Medipack. Sì, Medipack medio, Medikit medio, come cazzo si chiama medio. No. Sicuro qua devo salire. Ho schivato, top. Forse qua. Vediamo un po' cosa si cela qui. Altro medikit. Che palle. Vabbè, alla fine per schivarlo in pratica bisogna solo che salta. Oh, mi sta buttando fuori la corrente. Cazzo di storia è. Sono troppo carico, vabbè, posso curare un po' però. Oggetti cura, medikit piccolo. Così prendo anche quest'altro. E andiamo di qua. Un altro mai, vabbè, cazzo ci devo fare con tutti questi medikit. Andiamo qui. Jump. Oh, mica vai lungo. Salta qua. 180. Bellissimo. Ora. Vai. Ho sfruttato, ragazzi. Oh merda, e qui che cazzo faccio adesso? Pensate gli fa un qualche tipo di danno. Oh, li danneggio. Girati. Salta, cazzo. Beh, non fa una sega di danno. Che mira. Beh, mi ristabilisco l'energia usando un... ma chi se ne frega, andiamo, ce ne va. Mi ha pure beccato, ma vabbè, non fa niente. Corri, corri, corri. Devi premere il pulsante vicino alla porta, giustamente. Pannello di controllo per l'ascensore, lo vuoi utilizzare? Sì! C'è un mostro gigante alle spalle, tu che dici, lo vogliamo mutare o no? Da qui puoi raggiungere la superficie. Vuoi usare l'ascensore? Sì. A dire il vero, c'era una porta lì che non avevamo usato, in cui non siamo entrati. Non penso sia rilevante, o comunque magari era solo lì di abbellimento, perché non è stato di alcuna rilevanza entrarci, non ci è stato chiesto, quindi è finita così. Adesso, praticamente, ci ritroviamo qua.
E il quadro di comando mi ha riportato il gruppo motore, però è saltato. Welcome back. How's the water? I don't recommend the diving in this resort. Hey, this is David. Is anyone there? Answer me, over! I knew you were alive! Yo, Dylan! I found survivors here! Really? We're about to give up. Where are you? David! David! Edward City? That's not far from here. Let's go! Ok, Regina ha usato la chiave della scheda di Edward City che l'avevamo andata a prendere sott'acqua. Ok, obiettivi di sono aggiornati. Ci dobbiamo incontrare con David, questo è l'obiettivo di missione. Quindi ci ritroviamo di nuovo nei panni di Dylan e la porta aperta, quindi entriamo. Oh, il triceratopo, ragazzi, bellissimo questo pezzo, me lo ricordo. C'è un dinofile. Mi ricordo che c'era un dinofile, no, mi sto a sbagliare. Mi sto a sbagliare. E basta. Quindi andiamocene qua. Oh, merda. C'è una porta, ma prima... Prima... Merda. Cazzo se sono incazzati questi, eh. Sono abbastanza nervosetti. Oh cazzo. Porca troia, non perdonano. Soprattutto questi rossi veramente non vogliono sapere un cazzo. Combo per 5. Inarrestabili proprio. Qua niente, strumenti da lavoro ma niente di no file. E qua di no file. Ma quando? Eccolo però un dinofile, il rosso gigante. Ok, oddio mi ricordo questi, ci sono. Perfetto, fatto ciò, andiamo di qua. Dove sto? Oh, ma dai, perché non ha più questo fantastico effetto fucile a pompa? Che aveva all'inizio, l'ho perso con il tempo, con il passare del gioco. Andiamo di qua. Allora, prima di andare in quella porta... Dai, però ti ho beccato, cazzo. Non mi puoi far così. Oh. Ma vaffanculo, dai. Ha un bassissimo potere di arresto contro questi rossi, sto fucile. Però altre volte invece li fa volare. Perfetto, ho finito tutte le munizioni. Quindi spero che qui dentro ci sia il computerino. Il computerino che ci serve. Vediamo. Cos'è? Un'area. Cosa c'è qui? Ah, niente. Un colpo, un colpo. Quindi arma primaria la vado a sostituire, metto questo, usa. Vai. Qui c'è un cumulo di cose inutile. Andiamo di qua.
Si può salire, ma non mi sembra abbia molto senso farlo. Oh, però c'è un computer, perfetto. Il computer che... Oh, merda! Vabbè, lo ricompro le munizioni. Ok, 4006 e in più non mi ha neanche mai beccato. Quindi acquistiamo armi, abbiamo delle armi che possiamo prendere al 38.000, il fucile anticarro e il lanciamine. Io direi di prenderci adesso il lanciamine per il momento, di cura non ne abbiamo bisogno, di munizioni invece a pacchi, quindi munizioni le andiamo a ricaricare. Perfetto, poi ci prendiamo anche, che cazzo ne so, un caricatore. Dai, prendiamo. E poi tutto a posto, credo. Manca qualche munizione a questo. La rifacciamo full. Abbiamo fatto abbastanza, abbiamo superato tutto il pezzo sott'acqua con Regina e adesso iniziamo questo nuovo pezzo con Dylan, direi anche abbastanza poppati. 2 ore e 57 di gioco, anche un bel po'. Quindi per questo video è tutto, lasciate un bel like e un commento, fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.